Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con la politica. L'ex assessore si riunirà per la prima volta questo pomeriggio alle 18 la nuova giunta regionale. La seduta sarà preceduta dalla conferenza stampa nella quale il presidente della regione Marco Marsilio presenterà la sua squadra con i nuovi assessori e le deleghe assegnate. Intanto ieri è stata sottoscritta da Regione Abruzzo e Province la modifica alle convenzioni che prevede l'aumento dell'importo di anticipo per sbloccare i cantieri destinati alla sistemazione delle strade. I cantieri dovrebbero partire prima dell'estate, a disposizione ci sono 56 milioni del masterplan. Vediamo. I cantieri partiranno entro l'estate. Il governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio ne è certo. Dopo la sottoscrizione con le quattro province dell'accordo per la modifica dell'anticipo di cassa per i lavori sulla viabilità, che sbloccherà gli appalti per i 56 milioni di euro messi a disposizione dal Masterplan proprio per la sistemazione del disastrato sistema viario provinciale. L'accordo prevede l'innalzamento dell'anticipo alle ditte vincitrici delle gare d'appalto in via di definizione dal 10 al 60%, così da avere, ha spiegato Marsilio, i soldi sufficienti per completare circa l'80% dell'appalto. I fondi necessari restanti, recita ancora l'accordo, saranno erogati tramite SAL, cioè tramite lo stato di avanzamento dei lavori fino al 100% dell'importo. Marsilio spera anche nella possibilità che le gare d'appalto facciano uscire fuori i ribassi da statali da consentire di aprire molti più cantieri di quanto già preventivato. Le province avevano a disposizione sul Masterplan dei fondi che però non riuscivano a spendere per una ragione contabile di meccanismo di finanziamento che studiato male applicato alle manutenzioni stradali. Con la collaborazione degli uffici abbiamo individuato il nuovo meccanismo che renderà più fluida l'erogazione di questi fondi e entro quest'estate gli abruzzesi troveranno un diverso panorama nelle strade provinciali. Da dove cominciare per l'Abruzzo, da dove comincia la giunta Marsilio? Comincia da queste cose, affrontare uno alla volta tutti i problemi concreti, farlo con pragmatismo e buonsenso, cercando di capire i problemi, perché scoprire che su questo tema c'è stato un lungo dibattito, perché inizialmente la convenzione dava solo il 5% di anticipi, le province hanno dovuto urlare, strillare, litigare, discutere per avere il 10%, ma questo 10% nelle manutenzioni stradali non funziona e non serve a nulla. Noi abbiamo portato adesso, con un confronto con i tecnici e con i nostri uffici del bilancio, questa anticipazione al 60%, riesce a coprire buona parte dell'importo delle opere e a rendere più efficiente il meccanismo e quindi a permettere a questi cantieri di poter finalmente aprire. Le province sono pronte, hanno già pronte le gare per fare gli appalti e da qui a pochi mesi noi vedremo appunto le asfaltatrici in funzione. L'ex assessore alla sanità Silvio Paolucci, in qualità di capogruppo del PD, denuncia quella che definisce una intromissione nella gestione amministrativa dell'ASL regionale in merito al trasferimento di due medici dall'ospedale di Lanciano a Vasto. Vediamo. Si fanno sentire a Lanciano gli effetti politici del nuovo governo di centrodestra e sembrano andare a discapito della risposta di salute sul territorio. I due dirigenti medici attesi a radiologia, uno per il Renzetti e l'altro per il San Pio di Vasto, sono stati assegnati entrambi al presidio vastese. Sentito per vie brevi il presidente della regione Abruzzo Marsilio, spiega la decisione il direttore regionale della sanità Angelo Muraglia con una nota inviata al manager ASL Chieti Flacco. L'unità aggiuntiva era stata richiesta a febbraio scorso dal direttore di radiologia di Lanciano d'Arcangelo. L'ex assessore alla sanità Silvio Paolucci, oggi capogruppo del PD, parla di ingresso a gamba tesa nella questione aziendale da parte del neogovernatore dell'Abruzzo. Circa la disposizione delle risorse umane, dunque del personale, è stata inviata una nota dal Dipartimento della Sanità nella quale si dice: sentito il presidente, bypassando l'azienda, dispongo che le persone, in questo caso i dirigenti medici di radiologia, vengano inviati esclusivamente a un presidio piuttosto che fare una scelta aziendale, una diciamo in un presidio e uno in un altro, quindi uno a Lanciano e uno a Vasto. È un metodo che non ci piace, mai nei 5 anni addietro c'è mai stato un invio di una nota nella quale l'assessore entrava così a gamba tesa sulle questioni aziendali che rispondono alle esigenze dell'assistenza e del personale e della carenza di personale presso
le strutture. Cominciamo molto male se si scambia il ruolo di governo regionale sulla programmazione con quello invece della gestione che attiene all'azienda, al direttore del personale e al management dell'azienda stessa. Una riunione della commissione regionale deputata a valutare la possibilità di realizzare l'ospedale DEA di secondo livello L'Aquila-Teramo. È la richiesta fatta dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi al direttore del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Angelo Muraglia. Per noi Daniela Rosone. Sulla DEA di secondo livello L'Aquila-Teramo, il sindaco Biondi chiede la convocazione della commissione regionale deputata a valutare la possibilità, appunto, di realizzare l'ospedale DEA di secondo livello L'Aquila-Teramo. Lo annuncia il sindaco Biondi, che è anche presidente del comitato ristretto dei sindaci, che ha indirizzato l'istanza al direttore del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo, Angelo Muraglia, e per conoscenza anche ai manager dell'ASL dell'Aquila e Teramo, Rinaldo Tordera e Roberto Fagnano, al prorettore dell'Università dell'Aquila, Carlo Masciocchi, al dottor Alessandro Grimaldi dell'ospedale San Salvatore del Capoluogo e a Filippo Gianfelice e Cosimo Napoletano, medici del nosocomio teramano. È necessario riprendere il ragionamento iniziato nei mesi scorsi dall'organismo tecnico e imprimere nuovo e deciso impulso al programma riordino della rete ospedaliera e soprattutto, ha detto Biondi, a una funzionale ed efficiente distribuzione di servizi per i cittadini, spiega il sindaco, in attesa che la regione comunichi al tavolo di monitoraggio la volontà, su cui non ho motivo di nutrire dubbi, di avviare il percorso per il collegamento funzionale dei presidi ospedalieri dell'Aquila e di Teramo. È opportuno, intanto, dice Biondi, che vengano predisposte delle azioni propedeutiche alla formalizzazione di un passaggio decisivo per il rilancio del sistema sanitario, dei territori e del le aree interne. Cataste di pneumatici lungo le sponde del Saline. I carabinieri forestali di Pescara hanno sequestrato un'area di 500 metri quadri, in parte demaniale. Vediamo. Montagne di pneumatici fuori uso lungo le sponde del Saline. Una distesa di circa 500 metri quadri è stata posta sotto sequestro dai militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale dai Carabinieri Forestali di Pescara. La scoperta è avvenuta durante una serie di controlli effettuati dalle forze dell'ordine sullo stoccaggio di pneumatici nei vari comuni della provincia. Il deposito abusivo finito sotto la lente degli inquirenti si trova nella zona della vecchia discarica comunale di Montesilvano. A pochi passi dal fiume, i militari hanno trovato oltre un migliaio di gomme fuori uso di diverse dimensioni accatastate in più punti in mezzo alla vegetazione su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico che in parte rientra nel demanio del fiume Saline ed in parte appartiene a privati. Il sostituto procuratore Anna Benigni ha aperto un fascicolo contro ignoti poiché i responsabili dell'attività illegale non sono ancora stati individuati. Nel corso delle operazioni però sono stati raccolti diversi elementi giudicati utili ai fini dell'indagine a partire da una serie di adesivi con i nominativi di alcuni rivenditori applicati sugli pneumatici. Ciò consentirà agli inquirenti di risalire all'identità dei responsabili. Parallelamente si lavora anche sulle immagini carpite dalle telecamere di sorveglianza delle aziende che si trovano nella zona. Per arrivare alla discarica abusiva infatti bisogna percorrere il lungo fiume Saline e chi trasportava le gomme da smaltire potrebbe essere stato ripreso. Al vaglio dei militari anche alcuni cumuli di pneumatici che si trovano a pochi passi dalla discarica principale. Si cercherà di capire se sono tutti riconducibili ad un unico responsabile. Il provvedimento di sequestro dell'area nel frattempo è stato già convalidato e la discarica è stata affidata in custodia giudiziale al sindaco di Montesilvano. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di una donna di 54 anni dell'Aquila trovata morta in una casetta di legno in una frazione alle porte della città. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso di una donna di 54 anni all'Aquila, ritrovata all'interno di una casetta di legno tra San Francesco e Colle Brincioni. La donna ha 54 anni ed è stata ritrovata nel tardo pomeriggio di ieri all'interno di una casetta di legno ufficialmente disabitata nella zona tra San Francesco e Colle Brincioni. A ritrovare il corpo senza vita della donna è il proprietario della casetta, che per puro caso si era trovato a passare nell'abitazione non utilizzata. L'uomo ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine e sono arrivati gli uomini della squadra volante e della scientifica. La procura, ovviamente, nella persona del sostituto procuratore Fabio Picuti, ha disposto l'autopsia. Sembrerebbe un malore, ma solo questa farà luce sulle cause. Stando alle prime indagini, sembra che la donna utilizzasse questa casetta di legno per trovare riparo durante la notte, ma sono ancora tanti i punti su cui far luce.
È stato riaperto domenica il bar Amaranto di Villa Scorciosa, che la settimana scorsa aveva subito un'esplosione. Nel giorno della ripresa dell'attività, tanti cittadini della frazione di Fossacese hanno voluto dimostrare la loro vicinanza e solidarietà ai titolari. Uno straordinario messaggio di solidarietà nel classico tutti per uno, uno per tutti, lo ha ribadito con forza la comunità di Villa Scorciosa, contrada di Fossacesia, che domenica ha deciso di abbracciare i proprietari del bar Tabacchi, dove qualcuno martedì scorso ha fatto esplodere un ordigno artigianale a scopo intimidatorio, danneggiando l'esercizio commerciale. A 5 giorni dall'attentato, mentre proseguono le indagini per risalire ai responsabili, è arrivata a sorpresa la solidarietà di un paese intero nei confronti dei titolari del bar Amaranto, Maria Assunta Staniscia e il marito Patrizio Cocco, che proprio nel giorno della riapertura hanno avuto tempo per commuoversi. No alla criminalità e Villa Scorciosa è con voi, i messaggi di intere famiglie, giovani, anziani, bambini. L'ordigno era stato posizionato alle 21.35 di martedì 26 febbraio tra la saracinesca e la porta d'ingresso del bar, con l'esplosione che è stata avvertita a chilometri di distanza. Fortunatamente nessuno transitava da quelle parti. Da titolare voglio solo dire grazie a tutti, al paese soprattutto, che ci è stato molto vicino. Ma non ve l'aspettavate ieri? Assolutamente no, una bellissima sorpresa, ci ha fatto rimanere senza parole. Questa mattina, a bordo del treno verde di Legambiente posizionato sul binario 1 della stazione di Pescara, si è parlato di buone pratiche di mobilità sostenibile. Ascoltiamo. Quali sono le buone pratiche di mobilità sostenibile? Sono 10 le buone pratiche che abbiamo individuato, che vanno dal mondo della pubblica amministrazione all'università, al mondo dell'istruzione, ma anche al settore privato, che accompagnano con questa crescita culturale con delle azioni che vanno dai protocolli d'intesa a realtà pratiche, come la realizzazione anche di un piedibus, che è un elemento nuovo che ha lanciato il Comune di Lanciano e su cui si sta cercando di migliorare la qualità della vivibilità anche degli spazi pubblici e degli spazi delle città. Importante è anche il focus che faremo con i 4 comuni capoluoghi, Pescara, Chieti, L'Aquila e Teramo, per capire a che punto sono gli investimenti strategici sugli asset della mobilità, anche per capire come accompagnare questo processo di intervento strutturale all'interno della nostra città, che cercano di diventare sempre più sostenibili da un punto di vista sia ambientale che della mobilità. Ferrovie dello Stato, in particolare Trenitalia, ha a cuore quelle che sono le tematiche ambientali, in particolar modo tutto quello che concerne la mobilità integrata, in particolare se si parla di quelle che sono le iniziative con Legambiente, possiamo porre all'attenzione l'accordo commerciale recentemente siglato che permette ai viaggiatori del trasporto regionale di poter fruire di una scontistica riservata per la bike station di Pescara. A questo va unito il forte impegno che ogni anno mettiamo con la realizzazione dei 164 treni che servono 81 località e che permettono di togliere dalla strada circa 2.800.000 auto, considerando il fatto che trasportiamo 4 milioni e 200 mila persone. Continua a far discutere l'area da destinare al nuovo mercato coperto di Pescara, contrari al progetto molti commercianti e cittadini. Quali sono i motivi che spingono i commercianti a protestare contro il mercato etnico? Ma non soltanto i commercianti, ma anche i cittadini, per lo più commercianti, perché qui si sta ravvisando una sperequazione dal punto di vista commerciale e fiscale, cioè stiamo assistendo praticamente ad un ghetto istituzionalizzato con i soldi del comune e anche in parte della regione, dell'ex giunta regionale, con i quali qui si sta creando un centro commerciale della contraffazione, perché tanto questo sarà. Molti ci dicono: lei sta facendo un processo all'intenzione? No, perché comunque molti dei futuri occupanti di questi, degli stalli che sono qui all'interno di questo tunnel sono gli stessi che erano nell'ex mercato abusivo e che comunque commercializzavano prodotti contraffatti. Adesso vorrei capire secondo quale logica: prima vendevano roba contraffatta, adesso invece no. Storie di periferia è una rassegna d'arte dedicata all'illustrazione di autori abruzzesi che si terrà dal 9 marzo fino al 27 aprile in piazza Sant'Anna a Teramo. Le opere potranno essere solo sbirciate attraverso una fessura. L'iniziativa è dell'Associazione Culturale Teramana Big Match. Per noi Tania Bonici Castelli.
Sant'Anna Box of Art è un modo nuovo di allestire mostre di artisti che possono essere visitate solo sbirciandole attraverso uno spioncino. L'idea dell'Associazione Culturale di Teramo Big Match, che ha dato vita a questa scatola artistica a Piazza Sant'Anna, cuore storico della città. Come si svolgeranno le vostre mostre e cosa metterete in mostra? Allora, abbiamo deciso di dedicare questa edizione di Sant'Anna Box of Art, la seconda, all'illustrazione, e quindi esporremo le opere di 8 illustratori della regione, ma non solo, e inaugureremo il 9 marzo qui a Piazza Sant'Anna. La particolarità è che le opere non potranno solo essere sbirciate dalla porta, quindi non si potrà entrare all'interno della location espositiva. Che differenza c'è vedere un'opera così da vicino e invece sbirciarla attraverso un vetro? Allora, l'idea era che dovesse essere quasi una sorpresa anche per i passanti, quindi anche che fosse una cosa molto meno impegnativa. Le mostre a volte sono frequentate soltanto dalle persone che vogliono veramente frequentarle, invece qui è come una sorta di sorpresa, un incontro casuale all'interno della città. Cosa sbirceremo? Allora, sbirceremo 8 illustrazioni, passeranno una settimana, quindi ogni settimana inaugureremo con un nuovo autore e avranno il filo rosso della periferia. Le future mostre da sbirciare a Sant'Anna Box of Art racconteranno di periferie, ma anche di individui e di esistenze, e non mancheranno illustrazioni d'autore. Un grande disegnatore come Carmine Di Giandomenico cosa esporrà? Beh, diciamo che esporrò un disegno semplice che però nel contesto dell'evento e nel contesto di come è strutturato tutto, diciamo, il discorso di questa manifestazione sarà un omaggio a Sergio Leone. Torniamo a Pescara perché domenica riapre al pubblico il Museo Cascella con un allestimento nuovo e ben curato. La struttura sarà visitabile ogni sabato e domenica pomeriggio. Riapre domenica il Museo Cascella, davvero rinnovato. Chi conosceva questo spazio rimarrà molto colpito, come lo sono rimasto io, dal nuovo museo che ha visto una risanificazione degli ambienti, diciamo dai pavimenti alle mura che sono state messe a posto, dipinte, ma soprattutto c'è un evidente, chiaro, nuovo criterio espositivo che vale a accompagnare in un viaggio che dura 100 anni, quello compiuto dalla famiglia Cascella, attraverso varie forme espressive artistiche, dalla ceramica, cui c'è una nuova sezione dedicata davvero molto bella, natura, e poi alla pittura che qui in questa bella sala, con questo bellissimo dipinto alle mie spalle, insomma, trova la più grande consacrazione. E poi ci sono naturalmente anche le sculture, e poi c'è uno spazio dibattiti, conferenze, eventi, dove abbiamo tenuto oggi la conferenza stampa di presentazione, che vogliamo essere fruito e reso vivo da quanti, frequentando questo museo, certamente alimenteranno l'ambizione artistica di una città che sale nelle classifiche nazionali di gradimento, nello specifico nel settore culturale. A venire qui appunto da domenica per verificare che le parole che sto dicendo corrispondano ai fatti, e dunque è una giornata bella, perché io credo che l'arte, insomma, la cultura devono essere cose visibili, percepibili, toccabili con mano e con la persona, e camminando in questi spazi ti accorgi che, insomma, in questa bottega è transitato veramente molto pensiero artistico degli ultimi 100 anni. Iniziate le operazioni sui tripodi del lungomare monumentale di Giulianova. Per il commissario prefettizio Soldà si tratta di un intervento che dovrà ridare lustro ad una zona molto importante della città nel più ampio progetto di riqualificazione. È in atto, diciamo, da qualche giorno la nuova restauro degli 80 tripodi che sostano lungo il lungomare di Giulianova. Rientra in una operazione di più ampio raggio che riguarda proprio il rinnovamento di tutto il parco illuminazione della città. È interessante per noi, per me, che rappresento oggi il comune, di favorire il lungomare e la zona marina proprio della città, proprio per dare più lustro a questa parte del territorio. Secondo me, insieme ad altre iniziative, questa parte del territorio potrebbe diventare, perché lo è, una vera eccellenza della regione Abruzzo. Questa operazione di restauro degli 80 sarà svolta in due
in due tranche da 40 e 40 tripodi per evitare che la zona rimanga senza luce, quindi garantiamo un minimo di luce. E rientra anche in un altro piano che sarebbe la terza fase, che è quella da prima della sostituzione delle lampade, dalle vecchie lampade a quelle che diciamo di più, che danno più possibilità di risparmiare, e poi quel lavoro della linea interrata, insomma, che può garantire miglior successo per quanto riguarda questo servizio. Ed ora la pagina sportiva. Beppe Marotta, Inter, Roberto De Zerbi del Sassuolo e Federico Chiesa della Fiorentina sono i vincitori nella rispettiva categoria dirigenti di società, allenatori e calciatori della 17ª edizione del premio nazionale Giuseppe Prisco alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. Il premio speciale di giornalismo Nando Martellini alla sua 15ª edizione è stato attribuito al giornalista di Sky Sport Maurizio Compagnoni. Lo ha stabilito la giuria, unica per entrambi i premi, presieduta da Sergio Zavoli, è composta da Italo Cucci, Gianni Mura, Giampaolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D'Amico, e coordinata dall'imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del comitato organizzatore. La stessa commissione, sempre d'intesa con il presidente del comitato organizzatore Zaccagnini, ha deciso di attribuire il premio speciale della giuria all'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini. La giuria, infine, accogliendo la proposta del Lussi Gruppo Abruzzese Giornalisti Sportivi, ha conferito uno specifico riconoscimento al giornalista Rocco Coletti, capo servizio del quotidiano Il Centro, che sarà premiato per la circostanza con l'opera Games 13, ideata e realizzata dall'artista Esther Crocetta. La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 13 maggio prossimo alle 11 al Teatro Marruccino. La sostituzione di Manuel Marras e il recupero di Ugo Campagnaro sono questi i principali interrogativi che si porta dietro il tecnico del Pescara Pillon a due giorni dall'importante gara con il Cittadella. Definita la designazione arbitrale, la partita sarà diretta da Pezzuto della sezione di Lecce. Riccardo Sottil e Filippo Melegoni. Al momento sembrano queste le alternative sulle quali sta lavorando l'allenatore Beppe Pillon per la sostituzione dello squalificato Manuel Marras. Dunque, nella trasferta di sabato al tombolato di Cittadella, il Pescara non cambierà veste tattica, ipotesi tra quelle paventate dallo stesso Pillon nel dopogara con lo Spezia. Si va avanti con le certezze acquisite dalla squadra nell'ultimo mese, col 4-3-1-2. Sottil sembra favorito. Il tecnico di Preganziol sta conoscendo il giocatore, arrivato in prestito dalla Fiorentina a gennaio. Ne apprezza le qualità, delle quali ha anche parlato nell'ultima conferenza stampa pre-Spezia. Anche Sottile è un giocatore, secondo me, che può dire la sua, un giocatore che ha gamba, è veloce, bravo in uno contro uno, vede la porta. Perciò è un giocatore che sto scoprendo e che ha delle qualità importanti. Certo, Sottile al momento ha pochi minuti giocati nel biancazzurro, lo scampolo finale di Crotone, e nel caso sarebbe la prima da titolare. Con lui l'interpretazione del ruolo sarebbe ben più offensiva, qualora Pillon decidesse di mandare in campo un trequartista meno spregiudicato nelle attitudini, allora toccherà a Filippo Melegoni, finora sempre impiegato nel ruolo di mezzala. Questa soluzione garantirebbe una maggiore attenzione sul vertice basso altrui, Iori, fonte di gioco del Cittadella, ma priverebbe di un'alternativa in corso d'opera per il centrocampo, viste le concomitanti assenze di Brugman e Canutè. Le ultime sedute al Poggio saranno utili non solo per operare questa scelta, ma anche per capire se Ugo Campagnaro sarà del match. Balzano non ci sarà, le condizioni di Del Grosso sono in gran miglioramento, se il Toro di Moron non ce la dovesse fare, allora linea fatta con Ciofani, Gravillon, Scognamiglio e Del Grosso. Altrimenti Campagnaro al centro, Ciofani, Del Grosso e Gravillon a contendersi i posti da terzino. Sul fronte Cittadella, oltre agli squalificati Frare e Settembrini, il tecnico Venturato dovrà rinunciare anche a Ghiringhelli, sta meglio Pasa, che dovrebbe recuperare al pari degli attaccanti Scappini e Panico, anche se è probabile la conferma del trio con cui il Cittadella ha vinto le ultime due partite contro Lecce e Brescia, Schenetti trequartista alle spalle di Finotto e Moncini, due che hanno fatto male al Delfino. Finotto segnò il gol partita all'andata quando il Delfino perse la prima gara del campionato. Moncini risolse uno scoppiettante Cesena Pescara dello
scorso torneo, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Direzione di gara affidata a Pezzuto di Lecce, con cui il Pescara ha un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Quest'anno Pezzuto ha diretto Pescara Venezia 1-0, gol partita di Brugman, ma molti tifosi ricordano il rigore concesso nel 2015 al 95esimo al Vicenza, fallo di Torreira supinato, che costò la vittoria al Pescara di Oddo. Finì 2-2 col fischietto salentino, bilancio in rosso per il Cittadella. Una vittoria, un pareggio, 3 sconfitte e nessuna direzione stagionale. In Serie C, domenica trasferta per il Teramo contro l'Albino Leffe, Morizzi potrebbe preferire Spinozzi a centrocampo dal primo minuto al posto di De Grazia. In difesa torna Caidi con Polak e Fiordaliso ed è proprio il giovane Scuola Torino a presentare un ciclo di partite determinante per il futuro del Diavolo. È una sconfitta che è capitata dopo in campionato 2 risultati comunque positivi, il pareggio con Monza e la vittoria a Ravenna. È una sconfitta che per il gioco che comunque abbiamo espresso, la quantità di occasioni che abbiamo creato, non ci voleva, però adesso è una partita che è passata, dobbiamo pensare già subito a domenica alla partita con l'Albino Leffe a Bergamo, perché inizia un periodo duro dove all'andata abbiamo raccolto poco, molto meno di quello che avremmo dovuto raccogliere, cosa che in questo giro di ritorno non possiamo fare, perché adesso ci giochiamo tanto, ci giochiamo tutto, quindi dobbiamo pensare alle prossime partite. Ormai la partita con la Fermana è andata. È un ruolo sì, dove ormai mi sto trovando bene, sto trovando continuità, credo anche nelle prestazioni. Ripeto, come avevo già detto altre volte, grazie anche ai miei compagni, perché se lavoriamo bene in settimana e riusciamo a trovare certi automatismi in difesa e nella linea, è merito di tutti. Poi purtroppo i gol nelle partite non premiano tutto il lavoro che facciamo in settimana. Questo vuol dire che dobbiamo lavorare di più, dobbiamo lavorare meglio, perché subiamo gol. Anche a Ravenna, su un 3-0, un uomo in più, abbiamo subito gol e non va bene, perché chiudere una partita senza subire gol da morale alla difesa, da morale al portiere. Quindi dobbiamo migliorare, però stiamo lavorando bene. Penso che dobbiamo giocare come sappiamo, dobbiamo mantenere la nostra identità. Dobbiamo, come dice il mister, avere consapevolezza di quello che siamo e di quello che possiamo fare. Quindi penso che dobbiamo pensare prima noi a ricominciare a giocare come sappiamo, come abbiamo fatto con la Fermana, continuare con il nostro stile di gioco e andare lì per far bene, per portare via punti, i 3 punti, perché sono importanti, sono 3 punti che penso possano valere doppio, perché è una diretta concorrente, quindi fai 3 punti in avanti e lasci loro più indietro, però quindi dobbiamo andare lì convinti di far risultato con l'aiuto di tutti, nostro, della società, del pubblico, che ne abbiamo tanto bisogno, quindi dobbiamo andare là convinti. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Appuntamento con l'informazione alle 19. Buona giornata.